da fare perché stasera non poteva venire qui a Tokyo. Perché? C'aveva una partita di Ramino, Padre Pio. Mo vediamo un attimo se riesce, insomma, a venire la prossima settimana. Magari ci vediamo direttamente perché abbiamo montato sui droni, Sì. anche perché mo tutte quante telecamere e da casa qui di Tokyo, di Ah. Actarus. Sì, è pure la tua, lo so. Non Certo, è solo casa di Actarus. pure dei Zunaghi, cioè, Zunaghi, ho lo capito, so, beh, è pure te giusto. voglio, lo so. Mo ci sta messa lì, fate un po' per uno, ma ser Mamma nonno mia, pure è incredibile. Sembra che non hanno mai trombato a Milano. Stanno avvelenati forte, forte, sì. Sì, pure te mo dove fa? Oh, Aristotele, ma mo fondamentalmente, no? Perché gli hai fatto vedere i tatuaggi? Si è no. fatta la dea lì dietro, Lo so, cioè lo so. Aristotele, capito? No, lo Vabbè, comunque, sei greco. L'altra settimana ho detto il Pantheon. Io veramente dietro la schiena si doveva fare Partenone, capito? De Fidia, grande amico, grande bevitore di whisky, lo so, finito. incredibile Fidia che ha fatto il Partenone. Sì. No, noi lo devi fare pure te, Zunaghi. Ma che Manna. te metti a famo? Mo va de moda, eh? Se vuole fa pure lui la dea Galin. Vabbè, fate un po' come cazzo vi pare. Basta che non rompete i coglioni. E te state buono, Zunaghi. O vedi come stai, eh? Mica che te posso fare poi la cosa, no? Il respiratore ti devo dare. No, no, per la malattia, perché vuole sempre fare. Questo è un macello, eh? Macello, pure lui. Macello incredibile, incredibile. È incredibile. Comunque, l'ultima idea, Arriviamo. quella dei profeti che stava a dire. Sì, quella dei profeti. Sì, 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 sì. quella dei Sì, profeti, sto a sì. parlare di te, Isaia. E Vabbè. vabbè, tipo fai i santi. Dicono che in poche parole sto virus se ne andrà. Vabbè, lo speriamo un po' tutti, Beh, perché ci ha certo. rotto un po' il cazzo, che dici, Certo, mamma Isaia? mia, Se Stefano ne Gatti. andrà! Sentito che voce, Mamma è mia, sei... incredibile, sembra un tenore quasi. Molte, sono incredibili i profeti, attenzione. E attenzione. insomma, niente. Ma Robinson Crusoe è stato là, sì, si sta a costruire una zattera. Non so a che serve. Oh, tu, suè, ma che ce fai a zattera? Oh? Non se potemo muovere. Vabbè, lasciamo stare. Voglio Sta stare un attimo fa tranquillo zattero. perché sennò è un problema qui. Lo so, Vabbè, io sento. adesso, caro Nicolassi, ti Ah, saluto. ecco, meno male, Anzi, siamo no, ti arrivati devo alla dire una fine. cosa. Come, che ti saluto? Che sono diventato scemo. Non mi saluti. No, scemo sei te, Ma Nicolò. no, ma che No, scusa? volevamo Non fare parla una cosa. da solo. Allora, andiamo in giro Super Chuck a vedere con i fiatati, eccetera. Però l'idea mia era, Qual è? pure, noi abbiamo tante persone che insopportiamo, no? Certo. Fondamentalmente, no? Insomma, lei. E quindi io mi sono portato tanta gente, no? E in Certo. mezzo a sta gente, non è che sono tutti simpatici, eh? Lo so, lo so. Insomma, hanno rotto un po' i coglioni Vabbè, nei queste secoli, parolacce eh? però, Gildo. Abbiamo pensato che insieme a Super Chuck magari ci va pure Socrate, per esempio, uno dei tanti, e poi che ne so, pure, non dico Smith, ma Sherlock Holmes pure ce lo metterei, Certo, perché almeno vanno in giro, magari se pigliano il coronavirus vabbè. e rimangono là, no? Quindi Certo. diciamo che se c'è sta lockdown, fate uscire le persone cattive e dite no, non c'è lockdown, loro Non c'è, loro escono, escono. vanno in mezzo alla Ada, strada. esatto. Arriva Coronas che sputa, se pigliano il coronavirus e sappiano pure andare culo, eh? Perché veramente ci hanno rotto i coglioni. Mamma mia. Sì, devi continuare a correre, Certo. c'è ancora tempo, Certo. devono ancora arrivare Pippo Baudo, Ninetto Eh Tavoli, beh, Buster Keaton, il manca Gobbo de Notre Dame, un po' Bob di Rock, insomma, gente, devono certo. arrivare quasi tutti, Sì. sì, ho capito, e lo smarino non ce l'hai, e metteci Grave, l'alloro, Lauro, eh? Lauro, sì. questi ti insegna proprio tutto, eh. Sì, vabbè, ma non è che se mangiamo solamente sti 10 abbacchi, eh. Cioè, abbiamo fatto i tortellini, Tortellini, sì, beh. cioè, abbiamo 20 kg di tortellini, Ammazzo, 20 era qua, chili. abbiamo già preparato, Certo. una cosina così semplice, 4-5 di damigiane di vino con sake, lo sapete, è una cosa eccezionale, ti imbriaca come una goccia. Poi io mi sono portato pure due turche, mica male, eh. Buone, c'hanno un bucio di culo incredibile. E vabbè, tanto per passare un po' la serata, visto che Certo. chiaramente io sto pure per cazzi miei, Oddio, questi sento tanto tra di loro dire sono tutti così. eunuchi, chi gli E un frega. Sì, ho addirittura. finito, dai, mo vengo da voi perché
se non c'hanno il cavo qui, questi si disperdono. Vabbè, vabbè, adesso vi saluto, è stato un piacere, anche un dispiacere, però prima di salutarvi vi devo ricordare una cosa fondamentale. La mascherina è importante, perché almeno non sputa, perché lo facevate pure prima, sputavate pure prima, no? Perché la mascherina, insomma, non sputate più quando parlate. Esatto. È importante. Certo. È importante pure sta con le persone importanti che gli volete bene. Certo. È importante il lavoro, anche se non c'è sta, però è importante il lavoro. È importante magnà, però la cosa più importante di tutto in assoluto. Qual è? È la fregna. Lo sapevo. Quindi, mi raccomando. Non mi si smentisce mai. Anche se non sai le cose. Sti cazzi, vabbè. Nicolassi! Vabbè, faccio partire la musica, va, meglio. Radio Casa Nicolassi, Radio Casa Nicolassi, ciao, ciao Nicolassi! Vabbè, ciao Gildo, ciao, 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 vabbè. State ascoltando In Che Senso Tour? In Che Senso Tour? Allora, cosa dire, adesso ho sentito, anzi lo vedo adesso, ho mandato, adesso lo mando in diretta. Reggetevi forte, se volete vi faccio, vi spiego un po' che cosa è successo. Insomma, Gildo sta cercando il modo per distruggere questo coronavirus, che chiaramente sta rovinando un po' tutto il mondo, no? Con, insomma, ci sono tante cose. Noi ci scherziamo, però è una cosa abbastanza forte. E non so se avete seguito le puntate precedenti, ma lui è andato un po' dappertutto per cercare di debellarlo. Prima a Wuhan, poi è andato a Tokyo, e perché ha detto che a Tokyo c'è Goldrake, quindi cioè, giustamente si è messo lì a farlo rifunzionare, perché dice che il coronavirus è un robot. Poi è andato da Aristotele in Grecia, e Atene, poi dopo è ritornato a Tokyo e adesso non si sa dov'è, e quindi niente, non so come è andato a finire. Sapevo che dovevano combattere questi due, quindi il Coronas contro... Ah, poi ha chiamato prima Batman, ecco, questa è la cosa che volevo ricordare. Ha chiamato Batman, che essendo un pipistrello dice che il coronavirus appena vede un pipistrellone gli va incontro e cerca di prenderlo, e quindi lo porta nel posto dove poi ci sarà il combattimento. Però Batman non ce la fa più, adesso mangia i popcorn, insomma tutte queste cose, vede, gioca alla PlayStation, quindi cose insomma un po' particolari. Che dice? E allora ha dovuto chiamare un altro pipistrello, ossia il Conte Dracula, che in poche parole doveva essere, è un'esca per portarlo poi a combattere nel deserto del Sahara. Questo sapevo, siamo rimasti a questo. Io adesso lo faccio entrare, perché chiaramente non so dove sta, non so che cosa succede, e provo a sentirlo. Tolgo la musica per forza, perché lui sennò si arrabbia, e provo a chiamarlo. Gildo? Gildo? Ci sei? Con chi sei? Guarda se trovi le pasticche. Le pasticche fatte con la carbonara. Come le pasticche? Le pasticche con la carbonara. Qui non è che se potremmo muovere troppo. Guarda, ci dovrebbe essere lì cacio e pepe. Ah. Guarda bene qua la pasticca. Tanto non mi ascolta mai. T'ho detto quella pasticca. Quale? Le pasticche. Ah, so, dai una mano, no? Tanto siete duri incoglioniti. So. State sempre a cagare il cazzo. Almeno dai una mano sulle pasticche. Oh, no? Dio santo, Dio. Come famo qui? Non è che potremmo cucinare qua dentro. Ah, ecco. Dove... è un posto importante. Lo so, mi rendo conto. Sì. Die di non giocare più con le carte a quei due. Olio, Stelio. È vero, cioè, ci sono dei personaggi. Quindi dobbiamo stare attenti, che c'è una cosa, un conflitto mondiale, capito? Beh, certo, pronto. Stiamo qui a perdere tempo. Pronto? Pronto. Dielo pure a Sherlock Holmes, è inutile. Come Sherlock? Giro cada cosa, vedi come cazzo sei vestito? Sembriamo tutti quanti palombari. Vabbè. Stiamo tranquilli, capito? Come palombari. Sì. Pronto? Sì. Pronto? Vado bene, pure le patate al forno. Guarda se c'è sta la Gildo. Che so buone le patate al forno, la pillola. E che le mette insieme, andiamo. Oggi stiamo a pillole, raga. Potremo fa un cazzo. C'è sta la cucina qua dentro, okay, capito? Dove sta? Qui stanno solo schermi. E stiamo, insomma, in un posto molto importante. Pronto? 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 Sì, pronto? Finalmente, pronto? Sì, con chi parlo? Ecco, Alessandro Nicolassi. Sempre col solito. Lo so. Chi sei? Alessandro Nicolassi. Lo so che sei te. Lo so. È difficile non riconoscere. Lo so, lo caro so. Nicolassi.
Certo. Ormai siamo arrivati alla svolta. Quale sarebbe? Devi sapere tante cose. Sì, state buono. Con chi parla, dormire. Gildo? Lascialo dormire. Chi se si sveglia quello. Poi se fa pure... Er cosa, il cammello, no? Come il cammello? Tatuaggio, quello ha rotto il cazzo, è incredibile. Sì. Oh, Aristotele è incredibile, è diventato scemo, eh? Questo, ovunque Aristotele. Paese va, tatuaggio si fa. Oh, adesso come adesso, vuoi sapere dove siamo, magari. Caro Nicolassi? Mi piacerebbe, certo, a tutti. Indovina? Che ne so, in Francia? No. In America? No. Dove sta? Che ne so io? Nel laboratorio aerospaziale che si chiama Tizzaku, capito? Tizzaku si chiama. In poche parole in italiano sarebbe ossia te sto a guardare, capito? Ossia te sto a guardare. Tizzaku è un laboratorio aerospaziale, quindi siamo fermi qui sì? in una zona del deserto, quindi stiamo pure vicini, nel Sahara. Siamo vicini. Esattamente, Sahara. La zona si chiama Dakhla. Sta vicino alla città di Dakhla. Sì, si chiama Dakhla. Con chi allora se non ci credi guarda Google Map, no? Siamo a Dakhla. E c'è questo laboratorio aerospaziale fatto chiaramente da Zunaki, infatti si chiama Tizzaku, che poi sarebbe strano. Bene o male l'anagramma del nome se ci fai caso. Certo. E ci avevamo da una parte, il nonno sta qua vicino, sì, sì. L'abbiamo legato. Quello vuole sempre trombare, vabbè, Messalina e Cleopatra che ho dovuto chiudere dentro le stanze, certo. A sto laboratorio, che laborio? Laborio di che? Laboratorio. Laborio, sarebbe dove lavori. Sono un po' emozionato perché ci sarà lo scontro mondiale tra breve. Certo. Sarà lo scontro, un conflitto. Come? Proprio. Qui ci sarà proprio, finalmente ammazziamo sto cazzo di coronavirus. Finalmente. Che ha veramente rotto li coglioni. Vabbè, però non si dica. Massacra tutti gli amici mia e qui non si magna più se gli stiamo dietro, capito? Certo. Qui bisogna continuare a mangiare, ristorazione, cose. Ci ha veramente cagato il cazzo. Questo sputa continuamente, però... Che cosa è successo? È successa una cosa clamorosa. Quale sarebbe? Allora, gli abbiamo dato il flebo tramite Smitherson al grandissimo, grandissimo si fa per dire, certo, il Conte Dracula, che è partito, si è fatto vedere al Coronas e ha cominciato a volare verso il deserto del Sahara, il punto preciso del deserto del Sahara, Dakhla. E noi stiamo qui con questo laboratorio aerospaziale per vedere questo conflitto e fare la telecronaca. Minuto per minuto, come faceva Mary, ti ricordi? Ciao Mary! Ho chiamato neanche Nando Martellini, neanche Sandro Ciotti, perché se no sarebbe una cosa un po' troppo, diciamo, calcistica. Questa è una cosa più seria. Barde, che poi non c'erano più, laser, quello che sputa, Goldrek che è pronto, Actarus sta quasi per investizione per montare su Goldrek, perché ci dovrebbe essere... Cioè dovrebbe essere esattamente, anche perché allora non c'è il fuso orario, capito? Certo. Anche se siamo qui in Africa, abbiamo lo stesso orario, nostro. Non è che cambia. Certo. Alle 24 esatte, quindi alle 23.59, ossia 24. A un minuto, infatti si sentono già le cose, le a un minuto... Da mezzanotte si dovrebbero vedere sti due e fanno sto conflitto incredibile. Meno male. Allora io chiaramente gli ho dato un po' di dritte a Oscemo, no? Actarus. Ho detto: senti una cosa, è inutile che stai i laser, la barda spaziale, cose, martelli pneumatici. No, per abbattere il coronavirus, che è fondamentale, certo, gli devi dire le mentine. Come le mentine? Infatti ho fatto un po' di scavamento. Perché? Perché? Esatto. Perché è importante. La mentina che cosa fa? È menta. E chiaramente non gli piace la menta. Il mentolo che fa? È quello che ti rinfresca i polmoni, no? Certo, ti fa respirare meglio. No? Certo. Se te sei una malattia che ti acchiappa i polmoni, la menta te lo del culo, no? Certo. Quindi
gli ho fatto preparare tutti sti pacchetti di tic e tac, però un po' più gonfie, più grosse, certo, che gliele tira. Lui che fa? Se le magna, perché quello è ingordo. E comincia a tossire, e lì, capito, gli emeni proprio pesante. Infatti gli abbiamo dato il martellone spaziale, esatto, che quello là glielo dà in testa e quello si crepa proprio, capito, certo. E è finito il problema, certo. E questo sputa. Quindi stiamo aspettando tutti mezzanotte per vedere questo conflitto spaziale mondiale, che è una cosa certo incredibile. Intanto abbiamo fatto venire, a parte, lo sapete tutti, Superciù che è andato in giro qua e là, che ha fatto? È andato in giro, ha cominciato a dare ste fiatate e ha steso un po' di gente, meno male, insomma, gente che un po' ci sta pure antipatica, no? Infatti possiamo pure far vedere, guarda, non c'è sta più il virus, invece il virus c'è sta, magari morono pure, si vabbè, leva mercato, c'è sta tanta gente che deve essere salvata dal virus, deve essere proprio ammazzata perché ha rotto i coglioni, va bene? Poi non muore mai, perché poi ritorna, però intanto certo, la levamo tanto dalla vista, esatto, che è fondamentale. Come no? Allora, cosa... La strategia, la strategia che adesso è il Conte Dracula, arriva, vabbè, a mezzanotte, lì, capito, volando, perché chiaramente da Tokyo, in Africa, insomma, qui do cazzo stiamo, non so pochi chilometri, è partito ieri sera, parecchi. Sì, vabbè, ha bevuto tanto sangue, sta bello rilassato, però, insomma, e poi c'ha pure dietro il Coronas, che quello corre, quello corre una cifra, poi ogni tanto spicca il volo, però corre, gli piace correre il Coronas, corre. Cazzo fa. Questo corre sputa, e mentre sta venendo verso il deserto del Sahara, certo, continua a sputare. Certo. E allora vorrebbe prendere il pipistrellone. Che succede? Quando arriva proprio nel punto magico, io ho chiamato così, sarebbe... che sta là tutta la situazione, oh, hai stufato, si sente il casino, mangi dopo il panino. Come questo, il panino? Si è portato il panino, qui siamo in un laboratorio aerospaziale, sappiamo benissimo tutti, certo, che non c'è sta roba da mangiare, perché qui, capita, la gravità è diversa, ci stanno le pillole, certo, devi mangiare le pillole. Però io ho trovato, questa è una cosa che non ci hanno mai detto, quando ti ricordi, tipo? Che vanno con lo shuttle, come no? Ci stanno pure le pillole, quelle buone. Quale sarebbe? No, quelle del cazzo, lasciale stare. Quelle, no, non stavo a pensare. Quelle sono incredibili. Cioè, io ho scoperto. Cioè, sì. Che... Amatriciana, cioè. Certo, non sarà mia, è una pillola. È una pillola. Magni, sa di matriciana, certo. La coda vaccinare è incredibile, l'ho provata ieri sera. Sto pillolone di magni. La coda vaccinare è fatta bene. Ci stanno tante cose che non ci hanno mai detto. Perché questi vanno sulla luna. Sono furbi. Cazzo ne sai, sono loro due. Ti possono raccontare, certo, tanta roba. Poi quella che vedono da via non te la dicono, capito? Ah, ecco. È un po' così il mondo, capito? Te dicono le cose che te vate sentite di, perché poi le altre se le tengono dentro. Certo. È un po' il conflitto, questo è il conflitto, questa è la guerra, che nessuno dice quello che realmente è, certo, perché non gli conviene. Certo. Invece io entrando qui, che da qui sono partiti i più grandi, addirittura, non lo so come di shuttle importanti, da Tsunaki, Tsunaki è il nonno di cose, da Tizaku, esatto, è la stazione che hanno fatto loro, che è spostata da Tokyo, qui a do cazzo stamo, vabbè, insomma, sì, l'ho detto prima, da qui sono partiti tanti, non so se vi ricordate, che ne so, Crick e Croc. Ma come che è arrivato su Marte e è ritornato, c'erano due grandissimi piloti di Crick e Croc, uno dei primi shuttle, che chiaramente Crick e Croc è arrivato su Marte, e c'erano sti due scienziati che poi sono amici mia, uno era Byron Cambo e l'altro Byron si Cambo chiamava, non lo sapete, Antonio, non lo sapete, Antonio, non lo uno sapete di quelli proprio, Antonio, che ha portato anche il nome dell'Italia in alto, è andato su Marte, sono ritornati, certo, poi Antonio, dopo non lo sapete, ci sono stati altri, oltre a Crick e Croc, certo, c'è stato pure un altro shuttle di quelli che proprio hanno fatto veramente la storia, la storia, diciamo, di questi viaggi interstellari, no? Certo, poi sì, l'hanno fatto pure
guerre stellari, eccetera. Sì. Quelle sono tutte cazzate, queste sono cose, cose vere. Queste sono verissime. Sì, sono cose vere a Sherlock. Sono vere. Perché click e croc, vai su tutti i cataloghi, vai su Wikipedia, vai su Google, certo, e vedi che c'è sta, capito? C'è sta, ci stanno tutti, certo. E mi ricordo pure un altro importante del 2004, addirittura, che è andato sulla Luna, sempre da qui, sulla Luna, Zagu, che era uno dei, insomma, dei sulla viaggi Luna più importanti, dove vi fa il giro e trova la stella di Neanderthal, che è una delle stelle più importanti, la stella cometa, c'è sta la stella di Giacobbe e c'è sta quella di Neanderthal, che sarebbe il primo uomo, no? Neanderthal man, capito? Ricordate? Ho capito, c'è sta Furia Cavallo del West, che quando sta con Isotta non fa più un cazzo né lei e né lui, sono mezzi innamorati. Cioè, però se può innamorare un cavallo di una macchina, è un po' strana sta cosa. Strana, comunque sì. Ritornando, nel 2004 hanno fatto la missione, non è Crick e Croc, già l'ho detto, Adocrate, ma te sei addormentato un'altra volta? Levategli le pillole, quello sta a prendere pillole diverse, dategli quelle per mangiare, no, quelle, capito, dalla testa, almeno piate quelle che t'addrizzano, no, è meglio, quella blu, sta là, lo so, c'è sta pure quella, apposta, visto come stanno astronauti, tutti arrazzati, tutti avvelenati, certo, quelli sono avvelenati, qualsiasi buco è un macello, vabbè, comunque ritorniamo a bomba, nel 2004, grandissima missione aerospaziale, che si chiamava, come si chiamava? Crick e Croc, già t'ho detto, non è Crick e Croc, si chiamava Astuli Mali Buli. Astuli Mali Buli, chi è che non lo sa Astuli Mali Buli? Io non lo sapevo. È una delle missioni più importanti. Andiamo alla ricerca della stella di Neanderthal, e c'erano quei due astronauti, uno sfortunato, è stato sfortunato perché in quel periodo non ce n'erano solo due. C'era uno inglese che si chiamava Jefferson Kyle, lo ricordate? Insomma, bruttarello, ero scelto, vabbè. Non lo conosco. Poi c'era uno spagnolo che si chiamava Alexander de la Vega, incredibile, sì, che non era poi Zoro, certo. E poi c'era un francese che si chiamava Jean-François Grobi. Io mi ricordo tutto, incredibile. È inutile, la mente mia, Socrate, devi ripassare. Sì, mo si è pure svegliato Aristotele. No, mamma. Che succede? Lasciamo sta. Vabbè, comunque hanno fatto sta missione, certo, 2004, sempre da qui, da sto punto che si chiama Tizzago, dove fanno pure le prove. Certo. Quindi non c'è sta gravità, se vola, se mangia nei pasticche. Le pasticche. Certo, una vita del cazzo. Ma giusto per vedere adesso con sti monitor, ci stanno dei monitor lunghi tipo 30 metri. 30 metri addirittura. Esattamente quello che succede. Certo. Sono infrarossi poi, A infrarossi. Vedi, capito, pure la notte. Soprattutto. Sì, ma lo so, ho portato il piumino, certo, perché qui al deserto del Sahara, de sera, de giorno fa callo proprio una cosa terribile, ma de sera andiamo sotto i meno 20, quindi si congela. La paura mia è che, sì, gliel'ho detto a Actarus, sì, a Gobbo, ha rotto il cazzo pure te, no? Io l'ho portato, certo, però far bravo, no? Qui stanno tanti Gobbo rumori. Notre Dame qua, sì, sta qui, me vuole spiegare. Notre Dame, sì, il sì. Gobbo. Io ho detto a Actarus, certo, che in poche parole deve mettere pure la selezione, là ci stanno delle selezioni. Delle selezioni, cose, certo. E c'è sta la selezione Pinguino de Montagna. Che è Pinguino de Montagna? Modalità de Goldrake, no? Certo. Pinguino de Montagna. Che diventa che è freddo Yarimbarda. Yarimbarda, certo, certo. Comunque, ma che è tutti noi sti... siamo tutti qua, sì? Ci sta pure Pippo Baudo. Sento tutti i movimenti. Sì, non ti faccio salutare nessuno, stanno Pippo in silenzio, Baudo, perché qui c'è un silenzio incredibile. C'è sta Pippo Baudo, c'è Mr. Magoo, quello ci sente da paura. Sì. Quando arrivano ce lo dice, capito? Certo. Perché lui è un brandante, certo, come no? Sente proprio le cose che succedono. Sì. Oh, Mr. Magoo è numero uno. Poi è bravo, non sporca, è incredibile. È un animale. Oh, Aristotele! Aristotele! T'ho detto, state buono. Ma io vedevo sempre ripiato. Ma possibile? Oh, siete grossi, c'avete l'età mia. Anzi, siete pure più grossi di me. Ma siete stancati di fare giù?
sanno a giocare, capito? A chiapparella. Ma cioè, non se può, se può giocare a chiapparella dietro un laboratorio aerospaziale. Non ci si può giocare a chiapparella. A parte che, perché a loro gli piace sta, perché noi siamo tutti quanti un po', capito? Fluttuiamo qua nella, certo, capito? Beh. Il problema è quando vai al bagno, incredibile. Che succede al bagno? Sono cose solide, quelle si muovono. E quelle si muovono, sì. Dei bagni strani poi, no? Che poi non è un bagno. Devi, dopo che hai fatto quello che dovevi fare, devi mettere tutto dentro una bustina, capito? Corpeso. E quelle fluttuano anche quello. Infatti la cosa fondamentale è questa, che magari se potessero vedere tutti gli stronzi che c'è stato, come si vedono bene se fluttuano, eh? Questa è bella, questa Nicolà, che te sei deficiente, non hai capito? No, ho capito. Tutto, eh? Certo. Comunque ci siamo, ormai ci siamo, è finita la storia. Alle 24 esatte ci sarà il conflitto, e quindi la prossima settimana saremo liberati finalmente dal coronavirus. Si è lasciato un po' di bava, di sputi, certo, però quelli, capito, quelli si puliscono, no? Beh, certo. È proprio che per questa situazione che serve qualcosa che pulisce, ho già chiamato, ho chiamato la Rapida, che è una come rapida situazione, insomma, quelli che puliscono, quelli sono mostri, c'hanno, a voglia, c'hanno delle cose, dei veleni, capito? Dei veleni che forti, distruggono tutti i germi, certo, in assoluto, proprio. In assoluto. C'è sta amico mio, Pippo il Calzettone. Pippo il Calzettone è incredibile. Chi quello c'ha impresa, capito, che pulisce tutto. Pippo il Calzettone, io ho detto già, si comincia a pulire un po' di strade del mondo, no? Certo. Si è messo d'accordo, almeno fa qualche sordo, capito? E magari già sapete che una percentuale deve rientrare ancora, capito? Mannaggia, oltre a quelli che ho preso. Certo. Comunque niente, siamo arrivati alla fine, è inutile che sto sempre qui a chiacchierare, anche perché dopo un po' mi spacco proprio i coglioni, e poi soprattutto so abbastanza nervoso, capito? Certo. Primo, perché non posso mangiare quello che dico io. Secondo, è perché ci stanno questi che sono come ragazzini. Perché tu devi sapere, quando si invecchia, si ritorna indietro. Lo so. Si sono invecchiati da sempre. Sono sempre stati vecchi. Certo. Hai mai visto cioè Aristotele giovane? No, no. Esistono foto. Vecchio, cioè, no? Sempre vecchio. Strano, Aristotele, no? Il vecchio. È una situazione, insomma, particolare. Come no? Sì. Sì. Li puoi far entrare tutti e due. Chi devono? Li chi entra? Far entrare. Chi fa entrare? Sì, perché stavano fuori a fumarsi una sigaretta. Ma chi? Platone, che è un amico mio, lo sapete, lo so. E Seneca. Fumano. Oh, Platone, vieni qua, va, porta pure Seneca, che bravi che sono, sono bravi. Simpatici. Sì. Sì, fa entrare pure il figlio di Padre Pio, sì. Come il figlio di Padre Pio? Sì. Fallo entrare, lo so. Alla fine si scoprono tanti figli che ci ha avuto Padre Pio, Sandro Pio si chiama. Sandro Pio, questo Padre Pio, Sandro Pio. Sandro Pio, certo. Il nome del figlio. Certo. Sì, Sandro Pio. È bravissimo. È bravo. Poi è serio. Suona benissimo il violino. Il violino. Voglio mettere qualcosa, già io ho detto al gruppo, ai vodka, a Surprise, la, a Smile Surprise, che sarebbe il capo del gruppo. Vabbè, certo. Smile Surprise. Quello là... Vorrei mettere sto violino. Certo, serve un violino. Pure l'album, però adesso siamo concentrati su sta battaglia. Quindi io, caro Nicolassi, ti saluto. Meno male. Chiaramente dopo un po' uno si rompe proprio i coglioni. Mi sembra normale, ci stiamo salutando. Cose importanti. Sì. Non andate mai con chi non vi piace. Perché poi alla fine, se non vi piace, vuol dire che chiaramente era giusto il primo pensiero. Certo. Andate solo con chi vi piace. Certo. E se vi piace, stateci insieme. Perché è inutile andare con quelli che non ci piace. Mi sembra una cosa semplice. È meglio, no? È giusto. Questa è la prima cosa, semplice. Certo. La seconda cosa... Quale? Non andate mai con lo zoppo. Perché se no... sto a parlare con te, bravo. Sembra Notendam è gobbo, però. Notendam, sì, in gobbo. Lui pensava del quartisciolo, no, lui è gobbo. Io volevo dire un altro detto. Non andate mai con il gobbo, no, con lo zoppo, l'ho fatta apposta, questa canzania, a Notre Dame ha rotto il cazzo, mamma mia. Non andate mai con lo zoppo, perché se no cominciate a soppicare, pure voi, e quando soppicate se vi sentite, cioè. E la gente non si fa mai cazzi, e l'ultimo, è bello sapere cose, ma se non le sai, sti cazzi, certo. Ciao Nicolassi, ciao. Noi stiamo qui alla base, certo. Al laboratorio
aerospaziale, certo, Tizzaku, certo. A mezzanotte esatta finirà sto cazzo di coronavirus. Ciao Nicolassi, ciao, se sentiamo alla prossima. Ciao, ciao. Basta un po'. Oh, ma quante cazzo di matriciate ti sei mangiato? Oh, mica, ma che cazzo? Oh, vabbè, qua. Ciao. Oh, ciao. Ciao. Ciao Gildo. Vabbè, vi lascio. Vi lascio state ascoltando In che senso tour. Per farlo arrivare, entrare in diretta, devo togliere la musica perché lui non gli piace la musica. Quindi sentiamo Gildo cosa ha da dire questa settimana. Togliamola, la togliamo proprio, rimaniamo proprio così, guarda. Ok. Pronto? Pronto? Con chi sta parlando? Adesso. Va sì, bene, sì, certo. Sì, sì, con quel bollito, oh, il bollito. Bollito. Piano. Vabbè, cominciamo che subito. Cazzo? Ma che me devo arrabbiare ogni volta? È da beta, poi tu pure, a Socrate, c'hai 700.000 anni. Pronto? Cazzo, sei capace a fare un bollito, no? Vabbè, il bollito, no, dai. Se famo pure, se famo il tortellino, l'ombrodo, con sto beh. E finalmente... Chiudo la finestra, liberi, che... capito? Sì, pronto? Oh, pronto? Che stai a falla? Devi andartene, non con... puoi origliare dietro la porta. Chi è che origlia dietro la porta? Namo. Aristotele. Sei tutto quanto sporcato addosso, sei pieno di tatuaggi. Mamma mia, Aristotele. Non la faccio più, mo te fa pure i tortellini. Mamma mia. È impossibile creare. Vabbè. Sono contento della vita. Senti come canta il Gildo. Contento di te. Ma che cazzone è? Sono contento dell'amore. Dell'amore, vabbè. Qualche cosa non c'è. E vabbè. Pronto? Pronto? Sì, ecco, no, ecco. Buono, eh. È pronto. Agobu, hai rotto un po' per cazzo. Ma chi ce l'ha? In Notre Dame. Tu te rispedisco la Francia, ecco. A Parigi. Problematico in questo periodo, eh. Io quasi quasi mi impacchetto con Amazon e te lo mando. Lo lasci stare. Pronto? Dai. Pronto? Sì, sì. Con chi parlo? Con esempio, chi? Così, tanto per saperlo, sempre col solito, Sì, con Alessandro Nicolassi. Chi sei? Alessandro Nicolassi, beh, certo. Lo so, è deficiente. Ma quale deficiente? Vuoi sapere dove sto? Beh, indovina come al solito. E vabbè, che indovino, dove stai? Stiamo in Africa. Ma che succede? Oh, state tranquilli. Mamma mia, dove sto? Scusa. Nicolai, questi fanno un macello peggio di ragazzini. Ma no, ma no, sono grandi. Lo sai che gli devo dare la sera? Ermetadone. Come ermetadone? Capito? Almeno si tranquillizzano. Oddio, santo Dio. Sapendo sto. Mi piacerebbe. Indovina, un'altra volta. Vediamo. Vediamo se lo indovini, va. Inghilterra. In Inghilterra, no. Londra. No. Che ne so? Sto a Sora. Come la Sora? Che c'entra Sora? Vicino a voi, In Italia, certo, insomma, qua vicino. Capito come? Certo. Che Sora se sta da paura. Ha voglia. E certo. Maglia pure bene, mo stiamo a far bollito. Il bollito. Ora è la stessa tua, caro Nicolassi. Vabbè, Ho dovuto lasciare stare, me ne sono andato dal deserto del Sahara. Hanno combattuto. Che è successo, esatto? Ha vinto Goldrake. Oh, questa è una grande notizia, quindi dai. Coronas è morto. L'unico problema, che sapevamo tutti. Quale sarebbe? Lo dico piano. Quale sarebbe? È che il Coronas, chiaramente, ha sputato talmente tanto che ha inquinato un po' tutto, capito? Ha sputato il Corona. Certo. La saliva di sto Coronas. Certo, no? Certo, certo. Che mo non ci sta più perché l'hanno distrutto. Certo. Quindi, diciamo, una buona parte non esiste più. Quindi non esiste più. Il coronavirus, diciamo che l'abbiamo debellato proprio chi è. Poi chiaramente ha lasciato un po' di saliva, un po' di cose. Ma dovremmo aspettare per pulire strade e cose. E quindi, però diciamo che una parte se n'è andata. Io a un certo punto ho preso e me ne sono andato. E sono venuto qui. Sono venuto qui. A Sora. Sì. Dove stiamo? Stiamo a Sora, no? A Sora. Che poi dici che stiamo ancora in Giappone. Questi ancora non hanno capito, hanno ancora il fuso orario, Giappone, India, certo.
Poi l'India non c'è, no? Come l'India? L'India. Preferiscono India. Quando perché... c'è... Casomai Cina. Ecco. Cina, poi siamo stati in Africa, insomma. Sì, certo. Giappone. Ancora, non ci capiscono un cazzo, poi... Oh. Socrate. Incredibile. Incredibile. Adesso ha detto che vuole fare erminatore. Come erminatore? Mo lo porto sull'isola d'Elba e lo lascio lì, per sempre. Tanto là, ma chi se lo ricorda, capito? So che c'è un casino, so è che... un problema, è un problema. E vabbè. Gli piacciono le donne, mi sa che è frocio. No, vabbè, non si dicono. Sempre. Vabbè, che vuol dire? Infatti, capito, c'erano dei iscritti. Che... Sì, vabbè. Sì! L'hanno detto tutti, ma mica te devi vergognare. Io omosessuale, basta. Dammi lontano, perché io non voglio sapere niente, capito? Esatto. Magari pagami con tuo Aristotele che sta di là. Comunque, siamo venuti a Sora perché mi ha chiamato una persona fondamentale. E quale sarebbe questa la persona fondamentale? Mi dica. E la persona in questione, dico così, molto forte, sì, è... Johnny Metallo. Johnny Metallo. Ah, sì, me l'ha detto. Vabbè. Uno dei più grandi. Sì, più grandi. Come lo dico? Sì. È uno dei più grandi. Che poi avrete in diretta, perché vi deve chiamare. Lo sapevo perché me l'ha dato, me l'ha detto prima in anteprima. Sì. Chiaramente vedete delle cose, avete fatto degli errori là in radio. Come degli errori? Sono state delle situazioni. E poi so che lei, carissimo Nicolazzi, ha fatto un libro. Meno male. Quindi un non, libro importante, non solo lei, certo. Importante, stanno la cifra di cazzate. Ma non è vero, non è vero. Però, siccome Johnny Metallo è uno dei più grandi poeti contemporanei, nonché grandissimo attore. Lo sapevo. Inventato da me, quindi da scuderia mia. Ah, ecco. Che reciterà qualche poesia, dopo. Mm-hmm. Dopo che se siamo sentiti, infatti oggi è streaming sito il Gildo, capito? Quindi tanto meno male. C'ho tanto da dire. Ecco, non c'ha comunque. Tanto. Siccome Johnny Metallo non è uno che interviene, non interviene mai. Non è come voi, che voi subito volete entrare, volete parlare. Con chi parli? Con chi parla Gildo? Johnny è una persona diversa, sta di là, sta con la mano. Sulla fronte, certo, attoriale. Grandissimo poeta, sta ripassando delle letture. Ma tu pensi, stai sempre, comunque, a pensare di mangiare. Basta, no? Ci ha fame. Ma io non posso dire niente. Questo è il più grande filosofo di sempre. Come? Non ce frega. Che ce frega che... Non è fuori da filosofia, è un uomo come l'altro. Ognuno è. Proprio uomo, no? Vabbè, comunque, volevo gratificarmi con lei di questo libro incredibile. Oh, grazie, la ringrazio Gildo. No? Gli faccio la pubblicità, almeno viene venduto, anche se vale un cazzo. No, vabbè, ma come noi se fa pubblicità... L'uomo del lago. L'uomo del lago, sì. L'uomo del lago è un libro... come abbiamo visto, che parla di una raccolta di poesie. Certo. Poesie da vita sua, che è una vita veramente penosa. Quindi non so quanta gente poi lo comprerà. Non è penoso. Però, visto che Johnny Metallo dopo di me dirà qualche cosa. Certo. E lo devo lasciare da solo, perché se non riesce lui a entrare nel personaggio proprio della parte. Certo, poi ritorniamo una bomba su tutto quello che è successo. Sì. E io volevo fare una domanda, carissimo Ivan. Mi dica. Perché ha scritto questo, mi sembra, secondo libro, no? Sono due. Sì, sono due. Poi questo libro è Poesia dell'anima. Fatto in tre parti, capitolo 1, 2 e 3. E 3, certo. Sì, sì, fino a qui non c'è piove, no? Questo è il primo capitolo, introspezione. Introspezione, sì. Che vuole dico introspezione? Che voglio dire? Voglio dire che chiaramente è qualcosa che uno sente dentro, è una cosa sua, certo. Buona come cosa, certo. È una cosa sua, certo. Giustamente. Ok. Con chi parla? Poi con ho me. Letto una poesia molto bella. Non lo so con chi parla lei comunque. Si chiama...
Fagioli con le gotiche. Non è mia. Come c'è? No, non c'è sta proprio. E non come è... sta là sul là, hanno sbagliato. Ha sbagliato lì. Digitalizzarlo. No, digitalizzarlo. No, e chi è qua la poesia Fagioli con le gotiche? Non è la mia. La mia no. O mia... ha rubato a me. No. Oppure no. Ardo Fabrizi. Ardo, grande Ardo Fabrizi. Ci sono tanti che scrivono queste poesie incredibili. Vabbè comunque non me vado a andare oltre, perché sennò certo. Poi succede sempre che non vengo capito come devo essere capito. Esatto. Ecco. Allora mi ha chiamato Johnny Metallo, adesso sentirete, sì, devo passare, incredibile. Me ne devo andare perché ha una grandissima idea. Quale io sarebbe? Solo dove hanno le idee, mi chiamano per questo. Poi. Certo. Ha avuto una grandissima idea. Questa idea è nata dal fatto che non ci sono più i valori umani, capito? Certo. Basta, ci sono più i valori umani. Te do una crocca in testa, ti faccio svenire. Non ci sono più i valori umani. Esatto, esatto. E quindi io, siccome li sento, sono una persona buona, tranquilla, caritatevole. Caritatevole soprattutto, sì. Lui ha avuto questa grande idea di dire... Sì. Ma non basta di pensare a le cose futili, no? Certo, basta di pensare alle cose futili. Amico mio Confucio. Confucio, no? Sì, diceva delle cose incredibili. Infatti era confuso proprio lui. Lasciamo stare le cose futili e cominciamo a pensare alle cose fondamentali. È mica sbagliato. Non è sbagliato, no. Io sono venuto qui per cercare di mandare nel mondo, anche che sono uno dei più grandi divulgatori certo. A livello proprio mondiale certo. Di parole e quindi di cose importanti. È un influencer, uno certo. Dei più grandi in assoluto. Certo, un influencer. Quindi le cose più importanti in assoluto, sì. Noi, io e Johnny chiaramente, Metallo se conoscemo da tanti anni, faceva parte insomma, della combriccola che c'avevo giù a Roma. Abbiamo ragionato su quali sono le cose più importanti. Tanti. Esatto. A Socrate, una di queste, anzi 3-4 non so le tue. Ecco. No, perché c'è sta Socrate che mi sta sempre dietro. È pericoloso quando sta dietro. Vabbè, uno è la terra. La terra dove siamo nati. La siamo scordata la terra. No, la terra, certo. O c'hai le scarpe firmate o stai scarso. Sempre sulla terra cammini, certo. La terra di Noantri, sì, di Noantri, certo. Di noi. Quindi, dalla famiglia, che cosa? Dalla terra nasce la famiglia. Scusate il giro di parole, certo. Che sono veloce poi a pensare, certo. È velocissimo. Dalla famiglia nasce il lavoro. Il lavoro, no? Bello. Perché comunque, la famiglia l'età delle istruzioni, certo. Dal lavoro si prende, insomma, il vil denaro, così dicono. Il vil denaro, anche se io la vedo così, certo. Il denaro, il quale serve soprattutto per pagare il zoccolo. No, ma che sta dicendo? No, vabbè, per pagare, insomma, da mangiare, che è importante, no? Certo. E quindi diciamo che i valori fondamentali, come parlavo con Johnny, sono proprio quelli di ritornare alle radici. Alle radici. Le cose fondamentali in assoluto. Bella sta cosa. La più importante. Tante. E, sulla quale siamo totalmente d'accordo, è la fregna. Ancora? Perché è da lei che nasce tutto, capito? Certo. Quindi è fondamentale ritornare e rientrare dentro questo organo fantastico, meraviglioso. Esatto. Lo so, lei, Nicolassi, non può capire. No, capisco, però non sono come lei. E tanto meno te, Socrate. Se a te ti piace lo strufolo, non si dico lo stesso. Allora, oddio, visto che abbiamo capito tante cose insieme, io e il grande Johnny, vogliamo fare un'opera teatrale con le musiche di Liszt. L'ho chiamato Liszt. Franz Liszt. Liszt. Grandissimo scultore e grandissimo anche musicista. Franz Liszt. È diventato scultore. Così si chiama. Ha fatto le notturne, ma c'è rotto il cazzo con tutte queste notturne. Sì, vabbè. Poi gli famo fare una cosa diversa. Liszt, che parla di terra. Abbiamo chiamato Franz Liszt per musicare questo racconto teatrale che faremo insieme. Fra poco chiamo pure Johnny. Johnny. Sì, va la svegliava.
Perché? Ogni tanto si addormenta, capito? Vabbè, è un grande attore. Faremo questo racconto teatrale musicato da Franz Liszt. Certo. Perché grande. È molto bravo con Liszt. Questi sonetti, questa robetta, beh, incredibile, incredibile. I sonetti, vabbè, insomma, ha fatto delle opere, insomma, meravigliose. Mi ha chiamato per creare questa cosa e divulgarla. E divulgarla. E io sto qua proprio per questo. Certo. Oltre che divulgare il suo libro, che sarà sicuramente una cagata. No, vabbè, ma non è vero. L'ho detto proprio così. Vabbè, insomma. Ma tu sei sempre cattivo, pure con lui. Io non so cattivo. No, vabbè, io insomma, dico quello che penso, quello che è poi fondamentalmente. Non no? È vero. Cioè, e non quindi è il libro, Johnny Metallo a questo punto vuole, dopo il lockdown, perché so che ci sono delle zone rosse, gialle, verdi, grigie, arancio e blu. Sì, è diventato tutte sì, è diventato zone. Sì. Mo adesso cambieranno pure il modo di zona A, B, C, D, certo, F, vabbè, G, è un modo. Capito? Ce ne stanno tante. Lo so. Insomma, le zone ce ne stanno, cioè, mo zona rossa, arancio, bianca, verde. Ma finita tutte i colori. È un po' così, no? Prima si parte dai colori, esatto, per poi arrivare, insomma, a essere adulti, no? Che cosi, che i pastelli, le matite colorate. Sì, è pongo. Mi piace un po' così, l'uomo è rimasto sempre un po' giugiolone, no? Questi che fanno? Fanno le zone, poi si dimenticano che sono zone, quindi è un problema un po' l'Italia, capito? Vabbè, una lasciamo volta finita stare tutta sta cosa delle pandemie, zone, certo, situazioni, morti accidentali, morti sì, di coronavirus, sì, morti ammazzati, esatto. Andremo a fare le prove al teatro, teatro incredibile, un bel teatro, che cioè, hanno meno male chiaramente dato, gli hanno dato il mio nome. Vedi che bello, si chiama Teatro Tramontana, incredibile, bello, incredibile, dove cioè chiaramente ci saranno queste rappresentazioni sempre sotto la mia guida, e soprattutto se sono donne le devo sondare, quello è fondamentale. Come quando mi chiamano per mangiare, io non declino mai. Esatto. Comunque, quindi sonda e declino. Vi lascio al grande Johnny, un personaggio strano, cioè, non lo so, non l'ho mai sentito. Dalla scuola degli Jägermeister, insomma, ce ne stanno, insomma, dei mostri. Certo. Questo Johnny è incredibile. Certo. Ve lo passo. Come no? Io vi saluto, vi ricordo a tutti quanti, sì, lo ricordo io, che è bello sapere le cose, ma pure se non le sai, gran cazzi. Ecco, gran, cioè, certo. Questo coronavirus ci ha rotto il cazzo. Nicolassi, ti saluto. Ciao. Ti vado a chiamare il grande Johnny. Grande Johnny Metallo. Metallo, sì, Johnny Metallo. Mi raccomando, trattalo bene. Certo. Perché a lui non gli piace tanto la radio. Lo so. Attenzione, perché ha un modo di parlare incredibile, Nicolassi. Stai attento come parli con attenzione. Questo è terribile. Vabbè. C'ha delle pause teatrali, c'ha dei modi. Vabbè. Insomma, vabbè. Vedremo. Come me un po' d'anni fa, adesso. Dove interessa più, Non gli interessa più. Gira il brodo, che mo' quando ha parlato Johnny ha finito, si magna tutti insieme. Giusto, sì, è giusto. Sì, pure la pecora famo dopo. Sì, pure la pecora poi si magna. Ciao, vado a chiamare Johnny Metallo. Metallo. Sì. Ti saluto e mi raccomando, lascialo parlare, perché è un personaggio veramente strano, ma eccezionale. Eccezionale, vabbè, sono tutti Johnny! Un po'. Johnny! Senti come chiamo, ma chi sono stato? Ma dove sono? Arrivo. Ecco. Sentiamo. Buonasera. Pronto? E che ha messo? Ecco. Buonasera. Salve. Iniziamo benissimo. Pronto? Salve Ben, sono contentissimo. Questo è un matto forte, è amico di Gildo sicuramente, di far parte di questa famiglia incredibile che risponde al nome di, mi sembra, Radio Casa Nicolassi. È vero. Buonasera Johnny Metallo. E a questo punto volevo congratularmi con lei in questo mondo fatto di cose strane, incredibili e molto pittoresche, ma la poesia
della quale noi facciamo parte e della quale noi siamo parte integrante di questo mondo fatto di soffuse reazioni. Non so parlare proprio. Io mi congratulo con lei. Grazie. Questo meravigliosissimo libro, volume 1, L'uomo del lago. Esatto. Questo lago immaginario che fa parte della storia dell'umanità. Questo, certo. Sì. Sì, come sì, no? La sento. Lo so. La sento. Io pure. Grande uomo Nicolassi, anche se Gildo è molto molto strano. Che risata, assurdo. Questi personaggi gildiani. Volevo solamente ricordarle che stiamo facendo un'opera incredibile. L'ho chiamato perché lui è un grandissimo, simissimo divulgatore. Addirittura, proprio operetta qua diventa. L'ho chiamato qui nella mia piccola e umile dimora di 26 stanze una piccola vicino Roma, che non è lontano, beh, chiaramente non è neanche vicino, ma chiaramente parte del nostro modo di rimanere fermi a guardare le stelle. Sono personaggi gildiani proprio. Le stelle. Allora, io volevo solamente conoscervi e quest'oggi ho preparato per voi una grandissima, bella poesia, no, del suo libro, perché voglio che lo comprino, costa talmente poco che chiunque può acquistarlo, anche un viandante, un che sta per strada, un clochard, che riesce a modo suo a modulare il suo cervello cercando di trovare la via stessa dove finisce l'angoscia di questa soluzione quasi cardiaca. Questo sta proprio fuori. Voglio quello che le voglio dire. Mi dica. Anche se non la lascio parlare. Lo so. È una cosa molto strana, molto particolare. È una poesia che ho scritto insieme a quattro mani con il sommo, il grandissimo Gildo Tramontana. Addirittura con la... La poesia è molto forte, molto introspettiva, come il suo libro, la prima parte. Meno male, insomma. E il titolo è Potrebbe essere. Beh, bel titolo, dai. Molto, molto scelto. Beh, certo. Certo. Adesso vado a declamare questa piccola, questa piccola e pungente situazione che ora vi propongo. Ma come? Strane queste cose che dico. Allora, inizia così. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Sentiamo. Sentiamo. Potrebbe essere, ma non è, quel dolce sottil del fuoco dove rincarnavamo noi i piccoli olezzi della tempesta, dove si perdevano le grandi fughe di gas del quarto piano, dove Mario aveva lasciato acceso il fornello. Ma noi non abbiamo paura dell'esplosione quasi viscerale di qualcosa che non può essere reale, ma è materiale, come il vostro vivere, certo, che cammina in questa strada senza ritorno, verso una circostanza diciamo accarezzata, ma potrebbe essere che... Questa mattina mi son dimenticato di prendere i tranquillanti. Penso potrebbe essere che io, come essere umano, sono vivo e vigente, vagiante, vaginante. Sì, ecco, potrebbe essere il fatto che sono tanti anni che mi faccio le pippe.
Peppe. Mi è piaciuta? Bella, bellissimo. Vi saluto. Lo so, meno male. Mi raccomando, rimanete sempre, comunque aggrappati alla vostra terra, perché certo, la terra è la parte dell'uomo. E certo, l'uomo è parte della terra. Terra e uomo fanno teruomo. Teruomo. Il teruomo. Il teruomo. Ecco, io vi amo a tutti. Ciao. Radio Casa Nicolassi, ciao Alessandro Nicolassi, mi raccomando, ci sentiamo la prossima settimana. E per terminare questa brevissima non è finito, ecco. Scritta e non scritta, parlata, certo, e non parlata, vi saluto con un detto fondamentale. Certo. È meraviglioso sapere le cose, ma... se non le sai, puoi anche bussare alla porta di chi le sa e ti dirà con tranquillità sti gran cazzi. Ciao Nicolassi! Ciao Nicolassi! Grande, grande gioco! Lo so, lo so. Ciao Nicolassi! Ciao! Arrivederci a tutti, ciao, ciao. State ascoltando In Che Senso Tour. In settimana faremo più programmi, faremo più cose, perché... ho preso più spazio.